Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi i clear stamp che ho acquistato da un sito ucraino e poi vi mostro un attimino la collezione dei miei clear stamp. Me l'aveva richiesto Samuela Ricci, che appunto lei voleva cominciare a comprare dei clear stamp e chiedeva appunto dei consigli. Allora, innanzitutto vi mostro questi che ho appena acquistato, che li ho presi sul sito di Lesia Sgarda. L'ho scoperta tramite Instagram e tramite Facebook, perché ho visto dei video in cui lei faceva le timbrate e poi le colorava con i Prismacolor. E veramente delle cose fantastiche. Comunque nell'info box vi lascio il link sia alla pagina Facebook che al suo Instagram, così se volete potete andare a vederla. Allora, inizio subito a mostrarvi clear stamp. Vi dico che per il primo acquisto ho avuto uno sconto del 40% e quindi in totale, comprese le spese di spedizione, ho speso $27, quindi sono circa 25 euro. Non ho pagato dogana e niente, quindi inizio subito a mostrarvi il primo stamp, che è il mappamondo Around the World, si chiama appunto perché c'è il mappamondo con questo aeroplanino di carta che vola intorno, e questo l'ho pagato 2,20 dollari. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Allora, questo è lo stamp, molto carino. Poi a 3 dollari ho preso la mappa piccola, ed è appunto il planisfero. È davvero davvero carinissimo. Poi a 6 dollari invece ho preso la mappa più larga, che praticamente è uguale a quella la piccolina, soltanto che è un po' più grossa. Ho preso le mappe perché appunto non le avevo mai viste, mi sono innamorata, e diciamo che ho scelto intanto questi per provare a vedere un attimino com'erano questi stampi, e poi vediamo, magari più avanti ne comprerò altri, anche perché ne ha veramente tantissimi di bellissimi. Poi a 11 euro ancora, scusate, a 11 dollari ho acquistato questo alfabeto. Allora, ho preso le lettere minuscole e l'ho scelto perché appena ho visto il font me ne sono innamorata, perché è un po' quello della calligrafia che piace a me, e quindi l'ho acquistato anche perché così non li avevo mai visti. E a 15,40 dollari ho preso invece l'alfabeto maiuscolo e tutti i numeri, sempre con lo stesso font di quelli là minuscoli. Quindi ci sono i numeri, poi alcuni simboli, punto esclamativo, punto di domanda, il più e l'uguale. Molto carino. Mentre in quello piccolino avevamo l'hashtag, punto e virgola e varie punteggiature. Quindi avevo praticamente, ho avuto 15 dollari di sconto e devo dire che sono abbastanza soddisfatta. Molto carini, molto belli. Poi volevo mostrarvi i clear stamp, no scusatemi, i rubber stamp, stasera non ne azzecco una, delle Gorgeous di Santoro. Questo me l'aveva comprato mia sorella all'Hobby Show di Roma. Vedete, sono i rubber, quindi non clear, e sono 9 timbri. Mi pare che lei l'avesse pagato 9,90 euro. Poi volevo mostrarvi appunto i miei clear stamp. Allora, questo è il set di timbri che c'era nella scrapping bag, quella tema Parigi, e ora vi mostro
questi ve li mostro velocemente, sono tutti clear stamp di Planners Anonymous. Quindi questo del primo kit, poi questo tema viaggi, questo del Luna Park, questo In Bloom del tema fiori, poi c'era questo della cos'era Holiday Home, poi c'era questo della cucina Alpine, quindi quello per l'inverno, poi c'era Serenity, Book Lover, Main Street, Blossom, Whale Song e l'ultimo di Pretty Posy. Poi vi mostro questo timbro che mi aveva dato Melinda Life quando ho fatto il corso da Paperness a Roma. Praticamente è un tappo di sughero e sopra gli è stata attaccata una fustellata su gomma crepla, che quindi si può usare benissimo per fare i timbrini. Quindi se volete inventarvi anche voi dei timbri, basta avere una fustella, fate una fustellata, un tappo di sughero, incollate e il gioco è fatto. Poi questi sono dei clear stamp appunto che avevo preso su AliExpress, quindi abbiamo questi con varie scrittine. Questo molto carino con la macchina da scrivere e altre scrittine. Anche qui scrittine. Poi c'erano le principesse Disney. Poi c'è questo che praticamente ho un sacchettino perché si era rotta la carta su cui era attaccato, perché veramente era incollato fortissimo, e sono tante scritte, sembrerebbe una lettera, però diciamo che le scritte non hanno, non si capiscono, insomma, non hanno una logica. Poi questi me li aveva regalati Pamela del negozio Gioiosa Creativa, sempre di Roma. E ora passiamo a una sfilza di clear stamp presi praticamente su AliExpress. Allora, questo a tema Giappone. Poi questo invece l'avevo preso da Lidl. Questo natalizio sempre AliExpress. Questo molto carino AliExpress. Ormai non lo dico più perché sono tutti praticamente tutti di AliExpress. Poi questo con gli unicorni. Ancora unicorni. Questo con i follettini e gli arcobaleni. Poi questo con l'alfabeto in corsivo in stampato, sempre su AliExpress. Poi questo con i bebè, che appunto possono venire utili per fare delle card per nascite. Poi questo con le sirene, anche queste molto cucciose. E poi abbiamo queste con le volpine, molto cucciose anche loro. Poi abbiamo questi orsetti, volpine, topolini a tema back to school. Poi avevo preso questo con le farfalle che si possono fare a strati, quindi un colore più chiaro per queste, poi sopra con un altro colore diverso, più scuro, fare tutte le venature delle farfalle. Stessa cosa per questo che è un fiore tropicale e appunto la foglia tropicale. Questo sempre di Lidl, questo con le fatine. Poi c'è questo molto carino con i gattini. Poi c'è questo con gli orsetti.
orsetti di pezza, altri gattini, e questi sono un po' più stilizzati, diciamo, però veramente stupendi. Poi abbiamo i mostri. Questo invece l'ho preso da Caspita, dai cinesi, e sono gli insetti, cioè scusate, gli insetti, le farfalle, coccinelle, api, libellule. Poi questo con le margherite, sempre dal Caspita. Poi abbiamo ancora gli Express, questi con gli elefantini, che sono un po' in stile My Little Things. Questo invece faceva parte sempre della scrapping bag. Poi questi a tema fenicottero, comunque tropicali, con un po' di scritte. Questo a tema tè, caffè e varie scritte. Poi abbiamo questo molto carino per appunto le foto. Quindi ci sono le foto. Questo magari viene buono per fare degli album di foto. E poi cominciano un attimino quelli un po' più funzionali, quindi abbiamo questi con le varie liste, alcune scritte tipo degli washi, fumetti, frecce. Poi ho il calendario, questo bellissimo calendario, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, tutto in italiano, però questo l'avevo preso adesso non mi ricordo come si chiama il sito, comunque in Italia l'ho preso. E poi ho diverse appunto funzionali, quindi bandierine, cerchiolini, banner, altre liste, altre bandierine, altri quadratini. Anche qui scritte, banner, quadratini, cerchiolini, fumetti. E infine l'ultimo, sempre funzionale, ho bandierine, qui c'è la letterina, il cuoricino, il fiocchetto, il cestino, il regalo, la forbice, la macchina fotografica di Instagram, alcune liste, to do. Niente, io con questo video per oggi è tutto, spero di essere stata utile anche a voi nel mostrarvi appunto la mia collezione di Clear Stamp, spero che i miei ultimi acquisti di Clear Stamp vi siano piaciuti, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi tanti pollici in su, io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!